Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Gamers by Squidrumman e oggi faccio un video un po' più serio del solito, tra un gameplay e l'altro perché vorrei parlare di questo argomento, come da titolo riguarda FabiJ. Allora, vorrei parlare della mia opinione, analizzare un po' la situazione e sentire anche i vostri commenti. FabiJ è uno youtuber italiano che è diventato letteralmente un fenomeno, un tormentone. Appunto su YouTube Italia, realizzando video gameplay divertenti su giochi vari, quali Happy Wheels, quali Horror, quali Just Dance, quali tanti altri giochi, insomma, giochi vari. È diventato un tormentone davvero a livello italiano nel giro di qualche mese e ha racimolato più di 140.000 iscritti, sta davvero viaggiando a livelli altissimi. Io ci ho parlato comunque con FabiJ come persona, non ho da ridire per quello che lo conosco, lo rispetto. Non ho da ridire, anzi l'ho trovato anche un ragazzo simpatico. Ci ho anche fatto un video, tra l'altro, quindi molto tempo dietro, quindi non ho da ridire sulla sua persona. Io tra l'altro comunque lo seguo qualche volta i suoi video, non mi dispiacciono, anzi li apprezzo, lascio il mio pollice in su, commento, eccetera, perché a me comunque non dispiace come youtuber, anzi mi piace. Detto questo, però vorrei parlare della situazione che si è andata a creare in questi ultimi tempi, ovvero della spaccatura che si è verificata tra fan di FabiJ e quelli che non lo seguono, proprio una spaccatura totale e lotta verbale aperta. Questa spaccatura si è creata più o meno da quando lui ha iniziato a fare molto successo e da quando soprattutto altri YouTuber hanno fatto dei video su di lui, parlando di lui. Per citarne due, ad esempio mi ricordo Zeb89, io comunque Zeb lo seguo, non ho nulla da ridire su di lui, perché comunque a me come youtuber piace. Comunque ha fatto un video non su FabiJ, però parlando un po' di YouTube a livello generale, erano chiari i riferimenti ai video di FabiJ e a lui come youtuber. Non solo, sulla sua pagina Facebook ha addirittura affermato che chi segue FabiJ dovrebbe darsi fuoco con la benzina. E vabbè, ma questi sono magari sono forzature, anzi sono sicuramente forzature del suo personaggio, perché alla fine Step89 è un personaggio, per quanto lui pensi davvero, comunque ciò che dice forza molto la mano. Lui sicuramente penserà che FabiJ non è uno youtuber da seguire, è quello che è, perché ha le sue idee, che magari possono essere condivise o meno, però lui lo dice con uno stile molto forzato perché è il suo personaggio alla fin fine, no? Detto questo, oltre a Zeb, più che altro c'è stato recentemente un video di Fuokiko, che è uno youtuber che fa video critiche su altri youtubers, che io tra l'altro seguo, quindi non mi dà nessun fastidio, sinceramente, come youtuber, anzi l'ho seguito molto e lo seguo ancora. È un video che è proprio indirizzato, una videocritica indirizzata a FabiJ, nel quale appunto magari forza anche lui un po' la mano, però gli dà un po' del drogato, di quello che se la tira troppo, e cose varie. Andate a vedere il suo video se volete avere un'idea più chiara di quello che vi sta dicendo. Lui comunque c'è da ricordare che è un personaggio, anche Fuokiko è un personaggio, i suoi video sono praticamente tutte videocritiche verso altri youtubers che lui fa con un suo stile. E anche lì, come Zeb più o meno, ha le sue idee, che possono essere condivise o meno. Quindi ciò che dice lo pensa, più o meno. Però lo dice in modo forzato e con uno stile tutto suo per intrattenere la sua fetta di pubblico. Ma detto questo, appunto, da quando Fuokiko ha fatto questo video, che è intitolato FabiJ calmati, non è successo nulla o qualcosa del genere, dopo questa videocritica, basta andare a vedere anche dei commenti sotto la videocritica, che ha ricevuto vari mi piace dai fan di Fuokiko e da chi magari la pensa come lui, e tantissimi non mi piace ovviamente da fan di FabiJ e chi non condivide il suo pensiero. Ma non è questo il fatto, perché YouTube comunque è un sito di condivisione di video, un sito di condivisione video dove ognuno è libero di caricare i contenuti che preferisce, poi possono piacere o meno. Il YouTube ha messo appunto le funzioni mi piace o non mi piace, metti lì, dai il tuo voto, sei a posto. Ma il fatto è, la gente che ci sta scannando sotto i commenti di questo video, e non solo, dopo ne parleremo, sta letteralmente scannando sotto i commenti di questo video. Allora, trovi i fan di FabiJ che ovviamente lo difendono. Giustamente, i fan di Fuokiko che sono d'accordo con lui e dicono su ai fan di FabiJ. Chi insulta FabiJ perché gli sta su, lo odia, rosica, motivi vari, che si quindi si schiera da parte di quelli di Fuokiko. Chi arriva da Zeb89, che arriva lì fa lezzo, lercio, schifoso, FabiJ fai schifo, lezzo, datti fuoco, lercio, sudicio, sacco di piscio, non so dirgli di tutto anche lì. E anche questi ovviamente si schierano dalla parte di Fuokiko. Quindi rimangono queste tre fazioni.
Fo Kiko, fan di Zeb, e chi comunque non lo sa, chi non segue Farigei, o comunque chi ama dirgli su, e i fan di Farigei, che sono comunque un numero abbastanza ampio, dato che ha riscosso, sta riscuotendo molto successo e ha tirato su un gran numero di iscritti. Ma questa, la situazione che si è venuta a creare, io non la tollero per niente, sinceramente. Cioè, io non la condivido per niente. Questa è l'emblema, la situazione che si è venuta a creare è l'emblema della community italiana su YouTube. YouTube Italia, da qualche anno a questa parte, dopo il 2006-2007 erano ancora bei tempi, dopo qualche anno, è già qualche anno, 3-4 anni, che è stata invasa, letteralmente invasa, ma proprio invasa, da teste di cazzo. Teste di cazzo, perché gente che viene lì solo per insultarti, dirti su, darti della merda addosso. Teste di cazzo e bambini, bisogna dirlo perché le generazioni ormai sono diverse, ormai io si vedono bambini in giro tutti i giorni con iPhone, con ancora bambini tra 9, 10, 11 anni, iPhone, tablet, cose del genere. Cioè, la generazione ormai, la tecnologia ha cambiato la generazione dei giorni nostri. Ma detto questo, anche pieno, si è, appunto, la YouTube Italia si è appunto riempito di utenti di fascia di età davvero bassa. C'è chi dice, e qui devo condividere comunque questa non critica, comunque questa cosa che viene detta, che la fetta di pubblico, la maggior parte comunque della fetta di pubblico che segue Favij è di fascia di età medio-bassa, se non bassa. Quindi bambini, si parla di bambini, ragazzini di 11, 12 anni, 13, no. Perché comunque effettivamente è vero, basta andare a vedere anche i commenti, l'italiano non esiste, è la classica scrittura da bimbo, da colui che la lingua italiana ancora non sa cosa sia, ma io non critico Favij per questo, cioè voglio dire, lui fa dei video divertenti, fa dei video particolari che attirano una certa fetta di pubblico. Io faccio video, gameplay, che attira un'altra fetta di pubblico, leggermente di fascia d'età leggermente più alta. Zeb89 fa dei video, ultimamente delle serie, e che io seguo spesso, che attirano una fascia di pubblico di età molto più alta. In base a ciò che fai su YouTube, attiri una certa fetta di pubblico. Quindi è innegabile, effettivamente, che sui 140.000 passa iscritti che ha Favij, molti, molti, siano di fascia d'età bassa. Ma detto questo, perché certa gente deve andare nei suoi video a offendere lui, perché come persona non lo conosci, quindi come persona non puoi dire niente. Io l'ho conosciuto un po' come persona e non ho da ridire, assolutamente un ragazzo simpatico, tranquillo, cioè, quindi non puoi dire niente perché non lo conosci. Offendere lui come persona, offendere tutti i suoi iscritti, dandogli dei bimbi minchia, che anche questa è una cosa sbagliata, perché è vero, molti saranno bambini, ma perché devi andare a dire su a tutta la sua fetta di pubblico? A parte che non saranno tutti bambini, non sono tutti bambini, per quanto anche sia la maggior parte siano effettivamente dei ragazzini che lo seguono. Perché devi dare dei bimbi minchia e tutto? Cioè, sono dei ragazzini della nostra di questa generazione che ormai hanno internet, computer, tablet, come ho già detto, iPhone, hanno tutto, quindi hanno scoperto il mondo YouTube, hanno trovato lui, si divertono, si sono iscritti, commentano, perché ovviamente non possono farne a meno. Sono ragazzini che passano il loro tempo guardando i loro video di Favij, i video di Favij, che a quanto pare trovano comunque interessanti, che lui riesce appunto a intrattenere con questi suoi video molti giovani. Perché devi andare lì appunto a insultare lui in primis come persona che non conosci, dandogli del drogato, dello schifoso, del sacco di piscio, del lercio, di colui che è proprio, mamma mia, fai cagare, del malato mentale, del bimbo minchia addirittura, cioè, io voglio dire, YouTube, ognuno carica quello che preferisce, quello che gli pare. Hai la tua funzione, ci sono le funzioni apposta, come ho già detto prima, mi piace e non mi piace. Se non ti piace il video, a parte che se un utente non piace non va seguito, secondo me. Cioè io sono di questa idea, a me ci sono utenti che io non seguo su YouTube. Non è che vado su ogni loro video a mettere puntualmente pollicione in giù e a commentare negativamente contro di loro. Non li seguo e basta. Cioè è come quando guardi la TV e sono film o programmi che trasmettono che non ti interessano. Sulla Rai trasmettono un sacco di roba inutile. Io non lo seguo. Non vado però a protestare, a dire sulla Rai fai cagare, fai programmi di merda per me. No, non lo seguo e basta. Cambio canale. Su YouTube è uguale. Cambi utente, ne segui un altro. Non vai a insultarlo di continuo. Detto questo, che queste sono le classiche teste di cazzo. Detto questo, ci sono appunto dei commenti orribili, indecenti.
offese appunto, come ho già detto, la sua persona, a tutti i suoi iscritti, offese la sua famiglia, visto c'è roba del genere, queste sono proprio teste di cazzo. Poi ho visto altra gente invece che rosica, perché ci sono anche i rosiconi tra quelli, perché lui ha fatto una valanga di iscritti, e ovviamente c'è qualcuno che magari ha un canale più o meno simile al suo su YouTube. Non va ovviamente come va, non riesce a accimolare nessuno. Allora fa, ma guarda questo che fa più o meno le mie stesse cose, eppure prende una valanga di iscritti e non prende un cazzo. Aspetta che andiamo a insultarlo così liberamente, tanto per, no? Così, perché rosico, allora vado ad insultarlo perché mi sembra una cosa giusta da fare. Però dargli del money grabber, dello schifoso, del culattaro, dello sculato, di quello che è. Anche quella è un'altra fetta di utenza italiana che proprio io non sopporto. E poi ci sono ovviamente, come ho già detto prima, gli iscritti ad altri canali che, se un canale dice una cosa, ah, è parola di Dio. Se Zeb o Fokiko danno la loro opinione, che per carità è condivisibile o meno, su FaVJ, loro devono per forza seguirla, leccare il culo sia a Fokiko che a Zeb, dicendo a FaVJ le stesse cose che Zeb e Fokiko hanno detto. Ma per Zeb e Fokiko faccio esempi, poi ci sono tanti altri che non seguono Zeb e Fokiko, dicono la loro comunque, e leccano il culo appunto ai loro YouTuber preferiti e vanno a dire su FaVJ solo perché Fokiko, Zeb o chi per loro ha fatto un video contro di lui. Anche questi sono altri che davvero non sopporto. Se tu su YouTube, se te non piace FaVJ, metti che non ti piace, metti un pollicione in giù. Vuoi andare a criticare? Vuoi fare una critica? Bene, metti il pollicione in giù perché non mi è piaciuto il video, YouTube mette a posto la funzione. Vai su commenti, scrivi un commento costruttivo, ne ho letti alcuni, ma ben pochi, ben pochi. Ne ho letti alcuni del tipo, guarda, sì, FaVJ, io non ti seguo perché sinceramente secondo me sei troppo forzato nei tuoi video, sei troppo forzato, non mi, se, mi sembri poco naturale, e magari tra l'altro prendi anche spunto o copia da PewDiePie, ma quelle sono cose che sinceramente a me non mi interessano, perché se uno prende spunto o meno non me ne frega niente, se a me piace lo seguo lo stesso. Comunque sì, perché prendi troppo spunto da, ci può stare, magari a uno può non piacere che un altro prenda troppo spunto, e allora glielo va a dire. Ma un conto è dirlo moderatamente, così in tutta tranquillità. Un conto è andare lì e a dirgli su e a fare le lotte verbali con lui, con i suoi iscritti e con tanti altri. Si è creato un macello che è l'emblema dell'utenza media italiana su YouTube, ovvero indecente, incommentabile, uno schifo. YouTube Italia è una delle peggiori, siamo lo zimbello delle community su YouTube, davvero siamo lo zimbello di YouTube. È qualcosa di incredibile. La stupidità dell'utenza italiana è davvero qualcosa. Oh mamma, io non commento, davvero, non ho parole, a volte leggo dei commenti che sono davvero qualcosa di incredibile. Quindi, la mia opinione è che si è creata questa situazione solo più che altro perché se FaVJ fosse rimasto a. Se non avesse avuto tutti questi iscritti, fosse rimasto ai suoi 10.000-20.000 che aveva quando era al TSG, The Shared Gaming, e avesse comunque cambiato il suo stile, perché è innegabile, comunque FaVJ ha preso più confidenza, diciamo così, ha preso più confidenza con la telecamera e ha un po' mutato il suo stile, non mutato del tutto, lo ha un po' rinnovato. Se infatti basta guardare un suo video del TSG o un suo video di adesso, è un FaVJ molto più pimpante, molto più agitato, in senso positivo, ha cambiato un po' il suo stile, che può piacere o meno, ripeto, a me non dispiace, lo seguo comunque. Però quello che voglio dire è che comunque non si può arrivare a situazioni del genere. Questa situazione è nata da quando lui ha cominciato a fare successo. Io, appunto, come ho già detto, altri YouTuber ci hanno fatto dei video critiche contro. Quindi tutti i fan di questi YouTuber sono andati a dire su a lui. Tutti i rosicone gli dicono su. Tutti coloro a cui non piace vanno a dirgli su, gli vanno a spalare merda addosso, ma non ha un senso. Io la merda la spalerei a te. Perché se a te non piacciono YouTuber non vai ad insultarlo, soprattutto come persona perché non lo conosci, stai proprio via, non lo segui, metti il tuo pollice in giù se vuoi, vuoi fare lo stronzo, metti il tuo pollice in giù ad ogni suo video, va bene, quello lo fanno in tanti, ma non lo segui, finito lì, perché devi andare a insultare lui, dandogli dello schifoso, della persona di merda, a insultare tutti coloro che lo seguono, solo perché tu hai un'idea diversa dalla loro e non ti piace come YouTuber. Questo è davvero l'emblema della community italiana che ha davvero raggiunto livelli indecenti. Io davvero mi vergogno quasi di far parte di questa community perché vedo davvero delle cose, cioè, davvero, oltre al fatto che si è riempita di troppi bambini, secondo me, sì, sono davvero troppi bambini perché sì, dare in mano YouTube a persone così giovani, sì, non so, genitori tipo controllo proprio zero, vabbè, detto questo.
magari sono troppi bambini effettivamente. YouTube, su YouTube si stava effettivamente meglio qualche anno fa, però sono arrivati anche questi e quindi ce li dobbiamo tenere lì. Non dico tutti, non dico che tutti i bambini siano un male, bambini barra ragazzini, ecco, diciamo ragazzini. Non dico che tutti i ragazzini su YouTube siano un male, un cancro della community italiana, perché non è così. Ci sono anche molti che vengono lì, seguono i loro video, mettono mi piace, commentano con tutta tranquillità. Molti però bisogna dire che vengono lì solo per tirarsela, fare i grossi dietro una tastiera, insultare a random così della gente, e questo è appunto qualcosa che non mi piace niente nella community italiana. Poi si è riempita di teste di cazzo, questi sono sempre stati, sempre ci saranno, però se ho notato un notevole aumento in questi ultimi tempi e appunto tutto questo concentrato di gente si sta adesso scannando per i video di Favij e per la sua, appunto per il suo successo che sta riscuotendo. Io appunto non condivido appunto questa situazione, spero che si risolva presto, non si risolverà mai perché sarà sempre il coglione di turno che andrà ad insultarlo così liberamente solo perché fa successo o solo perché piace ad altri, a lui no. Spero comunque che a lui non dispiaccia troppo questa situazione, spero che non gli vengano strane e malsane idee di chiudere il canale o prendersi pause o dire ci penso un attimo perché tu Fabi, guarda, vai avanti per la tua strada, vai tranqui perché tanto su YouTube Italia è questo, non puoi farci niente, devi farci solo l'abitudine, c'è proprio gente messa male e quindi non puoi farci davvero niente. Tu vai avanti per la tua strada, sei libero di fare tutti i video che preferisci, nello stile che preferisci, che vuoi, se la gente ti segue per un motivo, perché li diverti, fregatene di gente che appunto viene lì solo per insultarti liberamente e vai avanti appunto come ho detto per la tua strada e fregatene di tutta questa gentaglia qua. Quindi questa è la mia opinione, questa situazione sta davvero degenerando, non ha un senso ciò che sta accadendo e davvero rappresenta, è proprio, rappresenta l'utenza media italiana su YouTube. Davvero è qualcosa di vergognoso, a mio modesto parere. Poi, mi piacerebbe sentire anche i vostri commenti, quindi ditemi voi cosa ne pensate, non solo della situazione di Favij, ma anche della community italiana, perché questo è un video indirizzato a Favij, indirizzato su, cioè, incentrato su Favij e sulla sua situazione, però è sotto tutta questa marmaglia di gente, sotto tutta questa marmaglia di cose, ci sta comunque anche un argomento serio, che è quello della community italiana su YouTube, che sta davvero degenerando, sta diventando davvero qualcosa di, per me, inguardabile. Detto questo, queste sono le mie opinioni, voi avrete le vostre, mi piacerebbe sentirle, quindi commentate, ditemi quello che pensate. Saluto Favij, gli faccio un grande in bocca al lupo e complimenti per tutti appunto gli iscritti che sta riscuotendo. Detto questo è tutto, il video di oggi finisce qua, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!